mi pare addirittura 17, perché vorrei anche dire perché da 17 anni e per 17 anni non ho mai avuto la necessità, diciamo, di chiedere una nuova assegnazione. Questa è una scuola che da sempre, io l'ho trovata così, ma poi andando indietro nel tempo, so che negli anni 70 è così, è sempre stata molto attenta ad anticipare quello che le necessità sociali e quindi le necessità di riforma richiedevano. Infatti ho trovato un ambiente molto stimolante di docenti con notevole professionalità e una grande voglia di voglia, interesse e competenza di mettersi in gioco. Ecco perché in tutti questi anni io ho scelto di rimanere a dirigere questa scuola. Mi sono messa in gioco anch'io insieme a tutto il personale e devo dire che di strada ne è stata fatta davvero tanta, con le sperimentazioni autonome, cioè delle scienze sociali, con le sperimentazioni Brocca del liceo tecnologico, del liceo linguistico e del liceo socio-psicopedagogico, che hanno anticipato quella che è stata poi la riforma vera e propria che ha coinvolto tutte le scuole. Con questo liceo, in prosecuzione delle sperimentazioni che ha realizzato dagli anni 70, ha attivato quattro diversi indirizzi liceali. L'indirizzo linguistico, prosecuzione del precedente indirizzo linguistico della sperimentazione Brocca, l'indirizzo scientifico con la sola opzione delle scienze applicate, e questa è stata una scelta della nostra scuola di non attivare lo scientifico ordinario, proprio perché siamo una scuola sperimentale che ha voluto proseguire la sperimentazione del tecnologico scientifico precedente. Il liceo delle scienze umane, che si fonda, pur essendo un indirizzo più moderno, però su quello che è stato l'indirizzo socio-psicopedagogico della sperimentazione Brocca, e il liceo delle scienze umane con opzione economico-sociale. L'opzione economico-sociale, diciamo che si aggancia a quello che è stato il liceo delle scienze sociali, gli aspetti fondamentali di ciascuno di questi indirizzi. Beh, diciamo che il liceo linguistico si distingue da quelli che sono anche i licei linguistici presenti nel territorio per la varietà dell'offerta formativa e in particolare per la lunga esperienza qualitativa, non soltanto quantitativa, dei soggiorni linguistici che noi proponiamo. Per quanto riguarda il liceo delle scienze applicate, direi che l'aspetto che ci valorizza molto è l'aspetto della qualità dei laboratori scientifici che attiviamo, sia qualità sul piano delle attrezzature che disponiamo, sia di qualità sul piano proprio della tipologia di laboratori che i ragazzi davvero frequentano. Per quanto riguarda le scienze umane, il nostro valore aggiunto è quello della lunga esperienza di stage, ora si chiamano esperienze di alternanza scuola e lavoro, quindi una diffusa e radicale presenza in tutte le realtà del territorio per quanto riguarda il coinvolgimento dei ragazzi in queste esperienze. E in ultimo, il liceo delle scienze umane, opzione economico-sociale, diciamo che si distingue per le caratteristiche di modernità che ha questo liceo, un liceo molto, molto radicato su quelle che sono le necessità sociali periodo, e nel nostro territorio si distingue per i progetti proprio all'interno delle strutture aziendali e culturali presenti nel territorio, in modo tale che i ragazzi capiscano anche come funzionano le varie strutture economiche, sociali e culturali del territorio. Leggi, traduci.
troviamo molto spesso con un arrotamento, e in Cina, soprattutto al nord, si legge così. Mi si huan sui si han yu ma? Mo si huan sui si han yu. Ni hai si huan sui si shen ma? Yi qi zu zhong guo. Xie xie ni, qing zuo. Donc c'est ce qu'il faut absolument pas faire normalement. D'accord, mais même tu fais le tour du pâté de maison, vois-tu. Oui, c'est pas mal. T'as ton permis? Tu as le permis de conduire? Non. Non? Oh, elle a la main verte avec ses deux quatre cuches. Qu'est-ce que tu fasses? Oui. Mais l'eau? L'eau? Et où? Du? Robinet. Du robinet, d'accord. Et d'ailleurs, il explique bien que si les fenêtres existent, c'est pour ça. Sinon, il y aurait un mur. D'accord? Donc, c'est logique. Donc, il s'agit de tout jeter par la fenêtre. Vous faites la... Oder nein, ich gehe nicht tanzen. Was ist Ihre Lieblingsfarbe? Ja, Lieblingsfarbe ist rot. Freut mich, Victoria. Che novella stiamo parlando? La sombra del vento, che è una novella scritta per Carlos Ruiz. Come stiamo? Che acabava di terminare in Spagna? Che è il periodo después de la guerra civil española. De che maniera? Él ha ido con suo padre al cementerio de los libros olvidados. Es una biblioteca muy grande in Barcelona. Some words to talk about responsibility. So we will see that how to use the verb to manage, for example, which is a false friend, because in Italy we always say I'm a manager. To wear a uniform. To wear a uniform, for example, or a suit. Because there are this difference between jobs, and it's wrong. Yeah. Okay. Fine. In Italy, for example, there are more different like salary. Very well. Very good point. Stiamo vivendo in un'era sempre più tecnologica, dove connettersi con gli altri e muoversi è diventato semplicissimo. Quindi è forte l'esigenza di saper comunicare in lingua straniera. Se siete curiosi e desiderate scoprire il mondo, il liceo linguistico Luigi Stefanini vi fornisce questa competenza, ma soprattutto vi fa entrare e vivere la quotidianità della realtà delle lingue straniere. Avrete i lettori madrelingua, che sono quei docenti che affiancano gli insegnanti di lingua straniera per l'intero percorso, e consoliderete le vostre abilità comunicative grazie ai soggiorni linguistici, che è un'esperienza che organizziamo da molto tempo, importante perché vi consente di vivere un periodo di tempo ovviamente nei paesi in cui studiate la lingua e potrete conoscere direttamente la cultura di questi paesi. E nel nostro liceo linguistico avete la possibilità di creare il vostro percorso scegliendo tre lingue straniere, combinandole tra loro a scelta, liberamente a scelta tra le cinque lingue che vi offriamo. Sono un percorso di studi liceale che vi consente di arricchirvi a livello linguistico, ma che vi fornisce anche gli strumenti per riflettere sul vostro futuro in maniera flessibile. We'll be right back.
questo non è un tè, nemmeno questo è un tè, e naturalmente ancora meno questo non è un vino. Però se siete delle persone curiose, se avete già intuito, insomma avete sentito che la formazione scientifica, ma anche l'informazione scientifica, sarà importante nei prossimi decenni per un lungo periodo di tempo, ecco, se avete già, insomma, dentro di voi questa percezione, noi abbiamo l'indirizzo che risponde a questo movimento che avete dentro. Scienze applicate, l'indirizzo di questo liceo, di Stefanini, vi offre un sacco di materie, tra queste materie in particolare, molta matematica, molta fisica, informatica, molta chimica e biologia. Ma la cosa importante non è solo questo, perché noi facciamo riempire i quaderni di cose che dimenticate il 9-10 di giugno. Non vi facciamo fare moltissime esperienze, perché la testa, questa qui, comprende meglio quando l'hanno fatto. Quindi non vi portiamo in laboratorio, in laboratorio di chimica, di biologia, di fisica, di informatica, vi facciamo fare esperienze, vi misurate con un percorso di esperienze, imparate a fare le cose, le memorizzate e costruite le vostre competenze. Ecco, se avete voglia di rispondere a che cosa sono queste cose, volete fare esperienza, volete imparare, liceo Stefanini, scienze applicate, io insegno scienze e questo ve lo dico quando mi... Oggi parleremo delle misure e delle misure che sono state prese dal governo americano per contrastare la crisi del 1929. Come premessa, però. L'articolo 1 recita: l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che l'esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Proviamo a guardarci intorno, ci rendiamo conto che viviamo in un mondo globalizzato all'interno del quale assistiamo
assistiamo quotidianamente, sistematicamente, a violazione dei diritti, a diseguaglianze economiche, sociali e geografiche, a problemi che nascono appunto dall'interazione tra culture diverse a causa appunto dei flussi migratori. Quindi in questo mondo così complesso, che è sempre più complesso, ci rendiamo conto che non possiamo più restare soltanto spettatori, ma dobbiamo diventare protagonisti. E per essere protagonisti e cittadini consapevoli dobbiamo comprendere quelle che sono le dinamiche, quelli che sono i meccanismi di questa realtà contemporanea che ci pone quotidianamente appunto delle sfide. Da questo punto di vista, quindi, il liceo economico-sociale dello Stefanini vi attrezza, vi dà proprio gli strumenti per poter affrontare con uno sguardo critico, con un approccio critico, quelle che sono appunto le problematiche della società contemporanea. Materie caratterizzanti come le scienze umane, economia, politica, diritto, supportate tra l'altro da due lingue straniere, sono un connubio perfetto per poter affrontare con uno sguardo non stereotipato quelle che sono appunto le problematiche e i fenomeni, le trasformazioni che sono in atto appunto nella nostra società, sia a livello appunto del nostro territorio, sia appunto a livello mondiale. Il mondo entra nelle aule dello Stefanini per essere indagato, osservato e analizzato. Pertanto, se volete indagare il presente con uno sguardo certamente al passato, ma al tempo stesso per costruire un futuro da protagonisti, il liceo economico-sociale dello Stefanini, che tra l'altro è l'unico sul territorio, vi darà gli strumenti giusti per poter affrontare il vostro domani. Esempi di uomini particolarmente virtuosi da prendere come modello educativo. Poi? Divina Commedia. Divina Commedia. Ricordiamo la figura di Virgilio, una divinità, e oltre a Virgilio, la madre di Dante, ovvero Beatrice. L'ablativo assoluto che cos'è? È composto da un nome all'ablativo assoluto e un verbo posto all'ablativo. Allora, confrontate le due traduzioni e vedete quali sono le caratteristiche più evidenti dello stile linguistico di questo autore, va bene?
Le ultime immagini che avete appena visto si riferiscono a una classe del liceo Stefanini di Mestre dell'indirizzo Scienze Umane. Erano divisi a coppie e stavano traducendo una versione di latino. Come mai a coppie? Perché proprio durante un'ora delle scienze umane, che è la disciplina caratterizzante di questo indirizzo e che comprende la pedagogia, la psicologia, la sociologia e l'antropologia, hanno scoperto che la condivisione e la collaborazione aiutano enormemente il processo di apprendimento. Questo è uno dei tanti piccoli segreti che, se vi iscriverete in questo indirizzo, potrete scoprire. Un indirizzo che ha come centro l'uomo in tutte le sue dimensioni, quella cognitiva, quella culturale, relazionale e affettiva. Le scienze umane, insieme a tutte le altre discipline che qui studierete, vi aiuteranno, da angolature diverse, a rispondere a una domanda cruciale, antica ma assolutamente attuale, cioè: che significato ha l'uomo e in quale modo la sua esperienza di vita può essere caricata di significato e diventare ricca? Bene, se questa domanda in qualche modo vi intriga, questo è l'indirizzo che fa per voi. Qui potrete avere conoscenze e competenze che vi aiuteranno a mettervi in ascolto degli altri e a diventare dei cittadini responsabili e consapevoli.